Si chiama Francesca Pallone, ha 26 anni, è di Roccasecca, in provincia di Frosinone, ed oggi ha vinto il premio di laurea dedicato agli studenti vittime del terremoto del 6 aprile di 6 anni fa, che ha sconvolto L'Aquila, tutto l'Abruzzo, ma anche tutta l'Italia. La neodottoressa è laureata in geologia applicata all'ingegneria, al territorio ed ai rischi alla Sapienza di Roma ed ha ricevuto il premio nella capitale alla sala della Protomoteca in Campidoglio. Innanzitutto onorata di ricevere questo premio da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine e dell'Associazione AUS, che vuole appunto, che nasce purtroppo da una tragedia e si impegna costantemente ogni giorno nel portare avanti l'ideale di dover evitare naturalmente che queste tragedie avvengano ulteriormente. Fondamentale in quest'ottica è la prevenzione, e spero che un giorno questo mio piccolo tassello possa servire a migliorare la situazione del nostro territorio, sia nell'immediato che in un futuro più lontano. Innanzitutto lo dedico ai miei genitori e a tutta la mia famiglia, che loro per primi hanno creduto in me, sostenendomi sia moralmente ma anche economicamente in questi anni a Roma, di trasferita comunque a vivere a Roma, al mio ragazzo che ho conosciuto all'università e ancora oggi mi ritrovo al mio fianco. L'evento è stata una cerimonia animata dalla commozione e dalla rabbia dei presenti che si è svolta tra discorsi su quello che non è stato fatto, su quanto non viene riconosciuto alle vittime e ai familiari. Francesca è stata premiata alla presenza, tra gli altri, di Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, di Gianvito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e di Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione. È un premio che coinvolge l'università e che coinvolge anche la scuola. E tra l'altro tratta di una questione, un tema che a questo governo sta a cuore, e cioè il governo del territorio e l'intervento concreto su un governo del territorio e sul fatto che si possano costruire le condizioni con un'attività preventiva, educazione, del territorio affinché alcune tragedie possano essere evitate o attenuate. Sulla edilizia scolastica noi faremo un importante passo nelle prossime settimane. Il 22 aprile abbiamo convocato un'iniziativa al Ministero per presentare ufficialmente, pubblicamente, l'anagrafe edilizia scolastica, anagrafe che è stata fino ad ora affidata alle iniziative estemporanee di associazioni che hanno svolto un ruolo importante ma sostitutivo delle istituzioni pubbliche. Cittadinanza Attiva e Riambiente ogni anno ricorderete che hanno presentato un'anagrafe, uno studio